Ciao a tutti, io sono Giorgia e voi siete sul mio canale. Parliamo dei libri letti durante il mese di luglio, mese che è andato direi piuttosto bene, dato che sono stata finalmente libera da tutti i miei impegni universitari, mi sono laureata, avevo tutto il tempo del mondo per cazzeggiare e finalmente recuperare un bel po' di letture in arretrato. Quindi sono piuttosto soddisfatta perché ho avuto modo di leggere qualche libro, graphic novel e manga anche che avevo in arretrato, che avevo acquistato ormai un sacco di tempo fa. Partiamo dal primo romanzo che ho letto, o meglio, ho ascoltato, perché ormai, come sapete, almeno un audiolibro al mese lo ascolto su Audible. E parliamo di Le otto montagne di Paolo Cognetti, che ha vinto il premio Strega l'anno scorso. E il libro di cui ero molto molto curiosa, volevo assolutamente leggerlo, si è presentata l'occasione di ascoltarlo e eccoci qui. Devo dire che io non avevo un'idea precisa di come fosse questo romanzo, nonostante avessi sentito qualche recensione più o meno entusiasta, però quando ho iniziato a leggerlo e quando poi l'ho concluso mi sono detta ok, questo non è il romanzo che mi aspettavo, sia in senso positivo che in senso negativo. Devo dire che mi è mediamente piaciuto, non mi ha coinvolto particolarmente dal punto di vista emotivo, che forse è la cosa che ha penalizzato di più l'ascolto, ma devo dire che a posteriori, riflettendo su quanto ho letto, sono più convinta. Insomma, a posteriori penso mi sia piaciuto di più di quanto pensassi inizialmente. La storia parla sostanzialmente della montagna, del rapporto padre-figlio e del rapporto di amicizia tra Pietro e Bruno. Il primo vive in città e si incontra con quest'altro a Grana, cittadina dove passerà le sue estati in montagna. Ma non è solo un rapporto di amicizia che viene narrato per tutta la sua durata, quindi sia sin dall'infanzia fino all'età adulta, ma anche il rapporto con l'amicizia e la montagna. È una sorta di triangolo, anzi più un quadrato, perché riguarda Pietro, Bruno, la montagna e il padre di Pietro. E diciamo che le mie perplessità riguardano più che altro il personaggio, il protagonista di Pietro e le relazioni che intesse con gli esseri umani. Invece il rapporto con la montagna, sia da parte sua che da parte di tutti gli altri personaggi, è sicuramente l'elemento più interessante, perché Paolo Cognetti riesce a far vivere la montagna, riesce a far vedere le sue vette innevate, le passeggiate nel bosco e le scalate in vetta. E io, da persona che da piccola non apprezzavo particolarmente la montagna, ho sentito una nuova vicinanza, anche più matura, che si è sviluppata negli ultimi anni, e ho avuto pure la possibilità di fare una passeggiata in montagna durante la lettura, nel periodo della lettura delle otto montagne, ed è stata un'esperienza che è stata intensificata dalle emozioni che stavo vivendo e dal mio rapporto con la montagna stessa. Quindi la montagna, nonostante non parli, a mio avviso è la protagonista, anche perché il personaggio di Pietro è sempre molto enigmatico e ha le stesse capacità relazionali di una montagna, cioè non è in grado. La sua amicizia con Bruno, che è forse la cosa più interessante da analizzare, va vista sempre nell'ottica della montagna e di quello che loro sono, sia come persone che come amici, sotto la cima dei monti o sulla cima dei monti. Al di fuori di quello, il loro rapporto si perde e comunque si vede quando Pietro non è a Grana come vanno le cose, ma per quanto affascinante trovassi questa loro intesa che si sviluppa solo ed esclusivamente nel luogo della montagna, al contempo trovo frustrante il personaggio di Pietro e anche quello di Bruno in realtà, e il loro modo di vivere, il loro modo di essere, il loro modo di vivere la loro amicizia da migliori amici tra l'altro e di le loro scelte di vita in generale. Quindi è un romanzo che sicuramente va approcciato con un piglio totalmente diverso e non tanto umano ma naturalistico. Spero di essermi spiegata al meglio, perché sono le sensazioni che mi ha dato questo romanzo. Quindi un po' sì, un po' no, ma comunque mi ha convinta come lettura, non è che non mi sia piaciuto. Per me manca qualcosa dal punto di vista più umano, perché dal punto di vista della montagna, della natura, eccetera, eccetera, mi ha dato moltissimo. Ho detto montagna 3000 volte. Poi parliamo di qualche manga. Avevo da leggere il secondo volume di Solanin di Inio Asano, ma dato che avevo letto il primo volume un sacco di tempo fa, non ricordavo benissimo, e quindi ho riletto in realtà anche il primo. È una storia matura del manga giapponese, infatti Inio Asano scrive Seinen, quindi
opere per un pubblico più adulto, e questa storia va a narrare un rapporto di coppia tra due ragazzi ormai neo adulti in realtà e tutte le sfide che la vita da persone adulte gli para davanti, quindi la difficoltà del vivere insieme, di capirsi, il lavoro, i sogni, le aspirazioni, il tutto ovviamente inscritto nella società giapponese che presenta le sue differenze e peculiarità rispetto alla società occidentale, quindi ovviamente l'opera va letta anche in tal senso. È una storia veramente triste, sin dall'inizio si configura come tale, anche e soprattutto se letto da persone che come me riescono a empatizzare, a comprendere la situazione in cui vivono i due ragazzi, i neoadulti. Ora io vi faccio vedere i disegni del primo perché altrimenti del secondo sono spoiler. Comunque per tutte le tavole permane questa sensazione di instabilità, di precarietà, che è una sensazione che immagino tutti voi capirete bene, perché è quella tipica della nostra generazione, di sentirsi costantemente in bilico tra la realizzazione dei propri sogni e le aspettative concrete della realtà e quello che possiamo fare in maniera pratica e effettiva. E quindi tutta la storia di Taneda e Meiko viene caratterizzata anche nei disegni, nei dialoghi, nelle atmosfere da questi elementi. Secondo me è un'opera bellissima, soprattutto se letta a quest'età, perché è di un'onestà brutale, non cerca di dare un contentino, il lieto fine a tutti i costi, ma ti mette di fronte proprio alle difficoltà della vita che si possono presentare, anche le situazioni più spiacevoli e assurde, e ti fa capire che questa è semplicemente la vita e lo scorrere degli eventi. E bisogna accettare quello che la vita ci pone di fronte, ma ovviamente questo non significa che non si possa cercare di cambiare la propria strada o di costruirsi un destino migliore, più consono alla propria persona. Ho letto poi una graphic novel che acquistai al Comic Con, che non vedevo l'ora di leggere, ovvero Vincent Van Gogh, La tristezza durerà per sempre, di Francesco Barilli, se non erro, e Sacca. Quando ne parlai in precedenza avevo confuso i nomi, pensavo che l'autrice fosse Barilli Sacca, invece no, sono due persone diverse, Sacca è la disegnatrice e Barilli invece è lo sceneggiatore. La prima cosa che mi colpì di questa graphic novel fu proprio lo stile di disegno, che è con tutti questi colori super cupi, super adatti al mood dark e piuttosto allucinato della mente di Van Gogh. La graphic novel si propone di narrare diversi momenti clou fondamentali per la vita di Vincent Van Gogh, anche con una interpretazione un pochino più personale, ovviamente, ma io ho visto tantissimo della figura di Van Gogh che ho studiato, che ho avuto modo di apprezzare attraverso le sue opere, attraverso il museo che ho visto ad Amsterdam, eccetera, quindi l'ho trovato molto molto fedele alla sua figura e alla sua arte, e soprattutto mi è piaciuto come lo stile dell'autrice si adatti proprio alla mente di Van Gogh, e questa graphic novel è un dialogo costante con la follia che è presente in Vincent, che è rappresentato da un corvo, che è anche quello che c'è qua sopra in copertina. Quindi sono delle mini storie che ovviamente unite formano quest'opera più grande in cui si va a caratterizzare ulteriormente in chiave artistica questa figura celeberrima. Mi è piaciuto un sacco perché è un'interpretazione personale e molto ben riuscita anche della creazione delle opere di Van Gogh, di tutti i momenti della sua vita che l'hanno reso la persona che è. E l'ho trovato davvero un lavoro degno, rispettoso della figura di Vincent Van Gogh, e quindi sono stata super contenta di averlo acquistato. Io ve lo consiglio se amate come me Van Gogh. Poi ho letto un libro un po' particolare e bellissimo, ovvero Oceano, libro animato per esplorare il mondo marino di Hélène Drouwer e con i testi di Emmanuel Grundmann. Bene. È edito Ippocampo Edizioni, che me l'ha gentilmente inviato, con, oddio, delle bellissime pagine pop-up illustrate in maniera deliziosa, adesso spero di non distruggere niente, e con tante spiegazioni molto scientifiche, ma anche semplici, di immediata comprensione, anche per un pubblico più giovane. Ci sono appunto queste pagine stupende che rendono l'opera a livello artistico di tutto pregio. Poi guardate che meraviglia questa pagina della catena alimentare, stupendo. Allora, io non sono una particolare fan
di tutte le cose scientifiche riguardanti la natura, cioè non mi fanno impazzire i documentari per rendere l'idea, però questo libro è stato estremamente interessante e istruttivo. Secondo me per i bambini o comunque preadolescenti è fantastico, perché gli permette di scoprire attraverso un'opera che è realizzata bene, che quindi stimola tantissimo la creatività. Io sarei impazzita con un libro del genere da piccola, adoravo tutte queste cose, anche se diciamo che l'oceano non è mai stato il mio interesse primario. Quindi è stata una lettura breve ma molto piacevole, soprattutto dal punto di vista visivo, perché è realizzato divinamente. Ultimi manga e poi torniamo ai libri. Ho letto i numeri 7, 8, 9 e 10 di Platinum End, con la storia di Tsugumi Oba e i disegni di Takeshi Obata, disegnatore e sceneggiatore di Death Note e di Bakuman, quindi insomma molto conosciuti. Questa storia, devo dire che, come ho già affermato in precedenza, non è ai livelli delle loro precedenti creazioni, soprattutto all'inizio ha delle punte un pochino trash, già di rivisto, ma devo ammettere che con questi ultimi volumi la storia prende una piega molto più interessante e dinamica. I primi volumi sono un po' lenti, ci sono dei candidati a cui sono assegnati degli angeli che gli donano diversi poteri a seconda del loro livello, hanno delle frecce rosse con cui possono far innamorare la gente di loro, fargli fare ciò che desiderano, frecce bianche per uccidere e delle ali per volare. Solo uno di loro diventerà Dio. Se all'inizio la storia è molto semplice, cioè c'è un nemico e si cerca di superare il primo ostacolo, in questi ultimi volumi la storia prende una piega un po' più interessante. Va verso tutte le caratteristiche di Oba e Obata a cui sono abituata, quindi il dialogo, le macchinazioni, la strategia, eccetera. Quindi se vi piacciono già questi autori o comunque vi piacciono le caratteristiche di questo manga, io ve lo consiglio perché è una lettura carina di intrattenimento, ma sicuramente non tra le loro migliori creazioni, non tra i migliori prodotti manga esistenti sul mercato. Ho poi letto Wolfsong di T.J. Clune, cioè in realtà questo romanzo ce l'avevo in lettura da questa primavera, ma finalmente con il tempo a disposizione sono riuscita a concluderlo. In realtà in questa sede non approfondirò eccessivamente l'argomento, perché ho già realizzato un video che vedrete però a settembre, un video recensione dedicato interamente al romanzo. Che cos'è Wolfsong? È una storia, un romance MM, quindi con relazioni omosessuali, che presenta l'elemento dei lupi mannari gay. Quindi, nonostante le premesse che possano far sembrare questo libro trash, nonostante ci siano comunque degli elementi discutibili o che comunque non rendono questo libro di particolare pregio, ma una lettura di intrattenimento, devo dire che in confronto a molti altri libri dello stesso tipo, in confronto a tanti libri di intrattenimento anche di letteratura young adult, questo libro spicca perché è veramente molto bello. Clune innanzitutto sa scrivere bene, ha un'ironia spiccatissima che fa sganasciare dalle risate per tutto il romanzo, non si prende mai sul serio, i personaggi si sfottano a vicenda facendo riferimenti alla pop culture, alla cultura anche trash dei licantropi. I personaggi sono tanti ma anche ben caratterizzati e lo stile di Clune permette una lettura veramente fresca, rapida. Nonostante il libro sia appunto in inglese, io sono riuscita a leggerlo con una rapidità disarmante per i miei standard, proprio perché è un linguaggio molto semplice, scorrevole ma anche piacevole. Per me Wolfsong è stata proprio una sorpresa inaspettata ma assolutamente gradita, anche perché le relazioni tra i personaggi, per quanto scontate e già scritte sin dal principio, così come la trama, sono davvero ben descritte. Soprattutto nell'ambito delle relazioni omosessuali, i personaggi sviluppano tra loro relazioni molto forti e intense, che Clune, con il suo stile del tutto peculiare, perché ha veramente qualcosa di particolare, riesce a connotare al meglio. Questo è il classico libro che ti fa fangirlare, che ti permette di avere un sorriso a 32 denti per tutta la lettura, che mette di buon umore, i libri belli che scaldano il cuore, perché alla fine la sensazione che dà Wolfsong è questa, oltre ai momenti di dolore estremo. Però non lasciatevi ingannare dalle premesse trashotte, perché è davvero una piccola perla, un gioiellino. Ho poi letto per il gruppo di lettura Eco Poetico La ballata del vecchio marinaio di Coleridge. Poi in questa edizione ci sono anche altre poesie, ho letto anche quelle visto che c'ero. Dunque, della ballata del vecchio marinaio lessi qualche stralcio alle superiori, come penso quasi tutti, ma non trovai mai lo stimolo per leggere la versione integrale. È stato votato questo per il GDL e dunque l'ho letto. Allora, devo dire che in questa edizione dell'Oscar Mondadori
con la traduzione di Franco Buffoni. Non mi sono trovata benissimo proprio con la traduzione e il traduttore, perché la traduzione non è quasi mai letterale o comunque fedele al testo e tende a prendersi, secondo me, troppe libertà che non sono state di mio gradimento. Questo vale soprattutto per la parte finale delle poesie, in cui appunto questo è evidente, ci sono aggiunte diversi, scelte di traduzione che io non ho molto apprezzato, e secondo me invece per quanto riguarda il focus della ballata del vecchio marinaio non si perde proprio tantissimo la musicalità e la letterarietà della ballata. Ed è un peccato, è veramente un peccato che non sia stato reso bene, cioè mi rendo conto che tradurre in modo che rimangano le rime, soprattutto con un testo così vecchio, è complicatissimo, però sicuramente, secondo me, veramente perde proprio tanto. E infatti io ho effettuato la mia lettura tenendo sempre a mente e leggendo anche il testo a fronte in lingua originale. Ma a parte l'evidente difficoltà di tradurre un testo dell'Ottocento, non mi sono trovata proprio con la sua traduzione, il suo modo di tradurre il testo, perché secondo me l'ha appiattito notevolmente. A prescindere da questo, alla luce anche di una lettura del testo in inglese, sinceramente Coleridge, o comunque la ballata, non fa per me. È sicuramente un testo importantissimo, il suo punto forte è l'abilità nel versificare di Coleridge, di incastrare le rime e la musicalità del testo, però non l'ho trovato... Non mi ha emozionata, non ho trovato così intenso, a parte giusto qualche passaggio, e si sente il fatto che questo testo è vecchio. Penso che quest'opera fosse più comprensibile, avesse un significato più potente all'epoca, perché va letto entro un'ottica comunque religiosa, misticismo, immaginazione, e io non sono riuscita a inquadrarlo entro questi termini, entro questa chiave di lettura, ecco. Quindi è stata una lettura comunque gradevole, ma non mi ha dato quel qualcosa in più. Mi è sembrato un raccontino, appunto, dal punto di vista del marinaio, che come tutti sapete subisce una maledizione perché uccide un albatros, l'uccello sacro, e oltre a questo c'è, cioè, la sua storiella, il suo viaggio pieno di drammi, mi ha comunicato davvero poco. Ah, e comunque la mia TBR per la Reading Rush è andata a farsi benedire ben presto, dunque avevo inserito la ballata del vecchio marinaio come titolo, con più di 5 più parole nel titolo, e poi ho utilizzato Un amore di cadavere di Penelope Bageux per questo quadratino violetto, per indicare appunto qualcosa con del colore viola sulla copertina. Allora, questa è stata una lettura davvero rapida, leggera e fresca. Parla della nostra protagonista, che è, non mi ricordo già più il nome, Zoe, che ha una vita abbastanza deprimente col suo ragazzo, che la tratta un po' una pezza, e fa la hostess non riuscendo a trovare uno scopo vero e proprio nella sua vita. Fino a quando poi incontra uno scrittore tutto particolare, sui generis, come un po' tutti gli scrittori sono, e decide di dare anche una svolta alle sue giornate. Che poi io mi sono chiesta, fino alla fine della graphic novel, perché diavolo si chiamasse Un amore di cadavere, quando c'è di mezzo la vita infelice dei giovani, scrittore in piena fase di crisi. Non capivo fino ovviamente alla fine, in cui si svela il dramma. È stato divertente, devo dire, non me l'aspettavo così simpatica, però non è neanche una storia che veicola messaggi particolarmente elevati, con tematiche importantissime, eccetera. È una graphic novel leggera, come dicevo già prima, simpatica da leggere se si ha neanche un'oretta, un pochino meno, di tempo per fare una lettura veloce. Ma il mio focus principale durante la tremenda settimana della Reading Rush è stato Circe di Madeline Miller. Io odio questa edizione della Sansogno perché si è rovinato tutta la faccia di Circe, va via il colore, mannaggia. Avevo già amato, come sapete, la canzone di Achille, di cui ho fatto una recensione che vi lascio qua sopra nelle schede. Circe è anche bellissimo. Allora, innanzitutto, io qui lo dico, lo ribadisco sempre, la Miller scrive esattamente come vorrei che scrivessero tutti gli autori, ha una proprietà di linguaggio e una ricchezza favolosa, e qui la sua grande conoscenza per quanto concerne la mitologia classica
si mostra in tutto il suo fulgore, dal momento che riesce con estrema abilità a prendere tutti gli elementi, frammenti che riguardano il mito di Circe e le vicende a lei collegate, le unisce in una storia più grande, che comunque è un libro di 400 e passa pagine, o 400, quasi 400, pardon, unendo il tutto in maniera ottimale, senza discrepanze, ovviamente anche con un'intenzione di innovazione del mito, perché ci sono degli elementi che la Miller stessa aggiunge, ma d'altronde anche nella storia del mito ci sono tante rielaborazioni da parte degli scrittori. Prendiamo l'esempio di Euripide, che ha scelto di narrare la vicenda di Elena, facendo in modo però che l'Elena portata a Troia fosse in realtà un'immagine della vera persona, mentre lei era stata portata in Egitto, quindi cambia completamente la storia. Qui ovviamente la Miller si prende le sue libertà, ma sempre rispettando tutti i cardini, gli elementi principali della storia di Circe, che comunque non è un personaggio che viene approfondito così tanto. E secondo me questi elementi che lei decide di inserire per rendere anche più particolare la figura di Circe sono fantastici, riescono a rendere lei, che è una divinità super umana, che è anche un elemento che caratterizza proprio tutta la vicenda, cioè l'umanità insita nella figura divina della maga Circe. C'è anche tanta attenzione per la figura femminile nell'antichità, ma anche proprio di Circe in quanto persona, sia divina che umana. Ciò che la Miller riesce a fare è creare un'immagine nuova, inedita e anche molto più attuale, anche a tratti femminista, della figura di Circe. La arricchisce, la rende sempre più vera, con picchi di emotività pazzeschi, ma soprattutto c'è un arco di trasformazione del personaggio degno di nota, perché la Circe che noi troviamo nelle prime pagine del romanzo non è più quella che salutiamo nelle ultime righe. Mi si strozza un po' la voce in gola perché l'ultimo capitolo è spettacolare. È una donna che cresce, che affronta tutte le difficoltà della sua vita, ne fa tesoro e le utilizza per cambiare, per crescere. È un romanzo bellissimo. Se vi piace la mitologia classica, la figura della donna nell'antichità è qualcosa che dovete necessariamente leggere. Infine concludiamo con un'altra graphic novel, ovvero Tosca dei Boschi di Teresa Radice e Stefano Turconi, che ho preso in biblioteca. Allora, non avevo mai letto nulla dei due autori e dato che mi sono trovata di fronte questo in biblioteca, appunto, ho detto perché no, proviamo. Mi è piaciuto molto, è molto simpatica e carina. Sinceramente continuo a non capire il perché del titolo, nel senso che Tosca non è la protagonista della graphic novel, ma sono loro tre, cioè Lucilla, una duchessina, e anche Rinaldo, il fratello di Tosca. La graphic novel è divisa, diciamo, in tre atti, che sono ovviamente collegati tra loro, con una voce narrante che narra il tutto con un italiano del XIV secolo. La storia è ambientata in Toscana, quindi ci sono anche tutti gli elementi linguistici collegati alla regione e soprattutto all'epoca in cui è narrato. Mi è piaciuta tantissimo l'ambientazione, i colori utilizzati, tutte le caratteristiche dell'Italia del Medioevo, e è una graphic novel appunto che va benissimo sia per i più piccoli che per gente della mia età, proprio perché divertente e leggera anch'essa. Non mi aspettavo un'opera di particolare spessore che tratta temi importantissimi, no, mi aspettavo di sorridere e di trovare qualcosa di diverso, e l'ho trovato soprattutto nell'ambientazione, non tanto nei personaggi perché sono piuttosto stereotipati, che secondo me sono il punto debole della narrazione, perché alla fine abbiamo la classica duchessina che si è rotta di stare rinchiusa con la servitù, bla bla, i due fratelli un po' selvaggi, lui che suona un po' imbranato, lei Tosca invece super agile, si procaccia lei da vivere, ruba eccetera. Insomma, personaggi non particolarmente originali, ma è più il contesto che rende la vicenda carina, e alcuni elementi buffi e simpatici che fanno ridacchiare, non ridere particolarmente. Devo ammettere che la cosa che mi è piaciuta di più è tutta la citazione ai grandi poeti dell'epoca, quindi c'è Francesco Petrarca, c'è Dante, c'è anche Francesco d'Assisi, e loro emergono attraverso la voce di Rinaldo, che canta
le loro poesie, appunto, accompagnato dalla musica. Questo elemento mi è piaciuto tanto, l'ho trovato anche coerente con l'ambientazione storica e mi è piaciuto, appunto, da amante della poesia. Oltre a questo, niente, una lettura carina, mi sono piaciuti i disegni, i colori, l'atmosfera, eccetera, anche se non si configura come niente di particolarmente innovativo e diverso da quanto ho già letto. Detto questo, io vi ho parlato, finito, di tutte le letture del mese di luglio, sono state tante, sono anche abbastanza soddisfatta. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un mi piace, un commentino, potete iscrivervi al canale e attivare anche la campanella, trovate tutti i miei social qua sotto, link di affiliazione, link a Ko-fi, fatemi sapere cosa avete letto voi, se avete letto qualcosa di questi. Io spero che di nuovo il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo, ciao!